Ok, buonasera a tutti, ci siamo. Siamo in diretta anche su Facebook, oltre che in collegamento sulla pagina WeOnd, la piattaforma del Consiglio regionale della Puglia, per questa sessione pomeridiana del 21° workshop della Teca del Mediterraneo. Io rubo un attimino la parola alla moderatrice per salutare nuovamente tutti e tutte quelle che, le persone che sono collegate. Siete stati tantissimi questa mattina. E vi ringrazio di questo, vi ringrazio per la pazienza che avrete ancora oggi pomeriggio. Vi ricordo che oltre al collegamento su WeOn abbiamo la diretta su Facebook. Stamattina c'è stato un problema, gli ultimi 5 minuti non sono stati trasmessi su Facebook, e comunque nei prossimi giorni il tutto sarà caricato anche sulla nostra pagina YouTube, perché c'è comunque la registrazione. Approfitto di questo tempo a mia disposizione per ringraziare le relatrici di questo pomeriggio, che avrà cura di introdurre Margherita Rubino. A te la parola, Margherita. Grazie Annalisa e buon pomeriggio a tutti, innanzitutto ai relatori e agli organizzatori, a Teca del Mediterraneo, in particolare alla dottoressa Annavita Perrone e a tutti i suoi collaboratori, e al Consiglio regionale in primis, che da 21 anni ci offre questa opportunità di crescita, di dialogo e discussione intorno ai temi della biblioteca. Un buon pomeriggio anche all'AIB, che è una presenza essenziale e continua per tutti i bibliotecari, a Vittorio Ponzani. Ma innanzitutto buon pomeriggio a tutti i partecipanti, perché senza i partecipanti e senza pubblico ogni sforzo, ogni tentativo sarebbe vano. Questo 21° workshop dal titolo molto accattivante, lo storytelling della biblioteca, si sta dimostrando dal mio punto di vista, dopo le bellissime relazioni di questa mattina, una sorta di stato dell'arte, della ricchezza e degli strumenti proprio utilizzati dalle biblioteche per conoscere se stesse, raccontare i propri servizi, conquistare i lettori, utenti e individuare anche nuovi interlocutori. Lo storytelling, l'abbiamo sentito, è solo banalmente la capacità di raccontare per trasferire conoscenza ed esperienza, per magari persuadere, coinvolgere. In realtà è una vera e propria attività di marketing culturale, una tecnica di comunicazione finalizzata proprio a conoscersi, ad attirare l'attenzione di specifici pubblici, influenzare opinioni, espandere conoscenze e condividere le esperienze. Come diceva Vittorio stamattina, lo storytelling è utilizzato sia come strumento di pensiero e comprensione della realtà e sia come mezzo di comunicazione. Da una parte, quindi, strumento di indagine per far emergere universi di senso, no? Intorno al nostro servizio, e dall'altra parte come strumento anche di advocacy. Questo pomeriggio approfondiremo, diciamo, lo storytelling utilizzato per fini comunicativi come strategia di marketing, proprio per coinvolgere, sensibilizzare e orientare gli utenti, gli stakeholder della biblioteca, gli interlocutori in generale, ma anche nello specifico. E quindi, quale strumento di indagine, lo storytelling da stamattina è emerso è propedeutico alla comunicazione esterna, che invece affrontiamo questo pomeriggio. E oggi, per ogni ente, per ogni servizio pubblico, io credo che la comunicazione non può essere considerata una attività eventuale, no? Ma è indispensabile, anzi forse è proprio una vera e propria funzione, cioè uno strumento necessario che ha proprio l'obiettivo di identificare un servizio e dare senso alle azioni che in quel servizio si svolgono, cioè deve essere, come dire, una sorta di filosofia, no? di lavoro. Quindi interessare, coinvolgere, emozionare, persuadere, sedurre sono alcuni dei motivi per cui si raccontano delle storie, e comunicare le informazioni tramite una narrazione rende proprio più facile una connessione emotiva, no? Da parte di chi ascolta, di chi guarda oppure di chi legge, perché proprio lo storytelling crea nell'atto comunicativo, crea empatia, cioè trasferisce esperienza
e attribuisce senso al mondo, al nostro universo. Attraverso la narrazione, quindi, noi cerchiamo in realtà di mettere ordine, di dare senso alle esperienze quotidiane, alle nostre attività. È un modo proprio per dare significato, ma come abbiamo sentito non è semplice narrare, o meglio, narrare presuppone anche saper raccontare e saper leggere la nostra realtà organizzativa, avere bene in mente qual è la nostra identità, come si diceva sempre stamattina, qual è il posizionamento della biblioteca, qual è l'impatto, perché ogni atto comunicativo, in ogni atto comunicativo noi non facciamo altro che trasferire dei contenuti, delle idee e dei valori. Dirla così sembra quasi una cosa molto semplice. Abbiamo capito dagli interventi che abbiamo sentito, che abbiamo ascoltato, che in realtà saper comunicare al mondo il ruolo della biblioteca non è una cosa molto semplice, perché ogni narrazione, ogni comunicazione deve essere comunque cucita su misura di un destinatario, quindi bisogna conoscere i destinatari, ma ancora prima di conoscere i destinatari e i nostri interlocutori, diciamo, dobbiamo capire bene cosa siamo. E come noi viviamo un momento di forte difficoltà, di crisi, di identità quasi, no? Cioè ogni giorno cerchiamo di designare il nostro essere e il nostro futuro. Siamo ben consapevoli di come sono cambiate le produzioni, di come l'accesso alle informazioni e alle conoscenze crescono in maniera esponenziale quotidianamente e non transita necessariamente attraverso gli strumenti e i canali tradizionali. È cambiata anche la professione bibliotecaria, è cambiato il pubblico, no? Perché ci sono meno ragazzi, ci sono più anziani, più stranieri, ma comunque proprio non è cambiato il ruolo che la biblioteca ha all'interno della biblioteca. E chi lavora all'interno della biblioteca sa bene, ce lo dice la quinta legge della biblioteconomia di Raganatà, che la biblioteca è un organismo che cresce, che si sviluppa, che continua a crescere, in divenire, diciamo, continuo. E in questo divenire stamattina sono anche emerse delle paure a volte, no? Velate. Perché in questo divenire si può anche creare confusione. Infatti dicevo che da anni noi cerchiamo di darci una definizione e parliamo di biblioteca di comunità qui in Puglia, ma non solo, di biblioteca sociale, di spazio aperto alla socializzazione, al dialogo, all'ascolto. A volte parliamo di biblioteche virtuali, di biblioteche ibride, di biblioteche amichevoli, di biblioteche di piazza del sapere, di biblioteche partecipate. Certamente la biblioteca, come diceva anche l'assessore stamattina, è un servizio che ha una forte funzione culturale e una funzione sociale, no? Due concezioni che non si annullano a vicenda, ma in qualche modo sono collegate. Anche se, come ha detto Chiara Fagiolani, il termine sociale è spesso un termine usato equivoco, polisemico, perché si declina spesso come aggregazione, come socializzazione e non invece come capacità di agire per cambiare le condizioni culturali di una comunità di riferimento. È ovvio che da parte dei bibliotecari viene quasi spontaneo dirsi se si può parlare ancora di biblioteca quando i servizi che si offrono privilegiano solo gli aspetti della socializzazione e dell'aggregazione e quindi gli spazi delle biblioteche si riducono ad ospitare qualsiasi cosa, dai corsi di uncinetto, di yoga, ai tornei di mago, alla musica e via di seguito. Lo scopo principale della biblioteca quindi non è soltanto quello di riempire lo spazio per garantirne la sopravvivenza, come può a volte succedere, ma quello di aumentare proprio la crescita culturale, la qualità culturale della comunità e quindi creare quel benessere sociale, per usare un concetto ben espresso da Lucia Di Paolo questa mattina. Dal nostro punto di vista è ovvio che la biblioteca è sempre la porta di accesso alla conoscenza, un servizio di prossimità, il luogo di incontro, di dialogo, di eccellenza, di relazione e di riduzione delle disuguaglianze, in cui però stimolare quel pensiero critico che porti poi a ricostruire quegli stili di vita e di produzione culturale. È intorno a questa funzione che secondo me tutto, la biblioteca, all'interno della biblioteca si può fare
di tutto, tanto e tanto altro, e molto di più forse. Se invece la funzione della biblioteca viene messa da parte a favore di altre funzioni, forse riusciremo anche a riempire gli spazi, ma non svolgeremo la nostra funzione. Ma questo è soltanto un preambolo, è solo una cosa, perché poi voglio dire, perché oggi dobbiamo parlare di comunicare, comunicare quindi il nostro servizio, ben conoscendo la sua identità, il suo ruolo, la sua funzione, anche i suoi interlocutori, cioè conoscere i pubblici. L'immagine esterna della biblioteca dipende, dal mio punto di vista, anche dal nostro entusiasmo, dalla nostra competenza, dalla nostra passione, dal senso che noi diamo al nostro lavoro e al nostro servizio, anche se sappiamo che lo sguardo interno è spesso contrapposto a quello esterno, alla percezione che gli altri hanno di noi. E abbiamo sentito questa mattina quanto lo sguardo interno non basta, come non bastano neanche tutti quei tradizionali parametri a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa, cioè i parametri quantitativi, che ci possono anche dire cosa facciamo, ma non ci dicono come lo facciamo. Quindi questo nuovo strumento dello storytelling, cioè il metodo narrativo qualitativo proposto anche dai relatori della prima sessione, ci permette di interpretare la biblioteca sia dal punto di vista interno, ma anche dal punto attraverso la percezione esterna. Quindi quando noi parliamo per comunicare che bisogna conoscere non solo quindi la nostra identità, ma anche i destinatari e i bisogni dei nostri utenti. Ma io mi sono anche posto questa domanda: conoscere i bisogni degli utenti rispetto a cosa? Chiaramente rispetto a ciò che noi possiamo offrire. Quindi conoscere gli utenti significa guardarli come destinatari del servizio, di un servizio, di un'attività, di un evento che la biblioteca può dare. In quest'ultimo anno, proprio caratterizzato dalla Covid, le biblioteche hanno raccontato tanto di sé. Hanno saputo connettere le storie dei libri a quelle delle persone, hanno tenuto compagnia promuovendo la lettura, hanno consegnato i libri a domicilio, facilitato il prestito di ebook. Cioè il digitale, dobbiamo dire, che ha reso possibile anche di aumentare anche l'offerta dei servizi, anche cambiando alcuni paradigmi, è rafforzato dal mio punto di vista anche la collaborazione con alcuni interlocutori, intermediari, i cui rapporti prima del Covid restavano spesso formali. Margherita, ti chiedo di parlare un po' lentamente, perché siccome l'audio arriva un po' disturbato con il calibramento del cellulare, quindi parla un po' più lentamente, ti dispiace, o magari con un tono un po' più alto, scusami. Mi senti meglio così adesso? Non lo so. No, è ancora un po', forse gratita un po' la voce, però le parole si capivano. Alzo un po' la voce. Grazie. Alzo un po' la voce. Quindi dicevo che il digitale, così introduco subito la prima relatrice, il digitale ha reso possibile proprio l'offerta di servizi, dicevo, ma ha cambiato anche alcuni paradigmi a cui eravamo abituati, è rafforzato anche la collaborazione con alcuni interlocutori i cui rapporti prima del Covid restavano spesso formali. A cosa mi riferisco, ad esempio? Mi riferisco a tanti editori che hanno fornito libero accesso ad alcune risorse, ad alcuni materiali, hanno rinunciato ai diritti di licenza. Sono stati negoziati accordi, ad esempio, con autori per consentire alla biblioteca di fare lettura ad alta voce online senza preoccuparsi di violare il copyright. Le associazioni di categoria come l'AIB hanno trovato forme nuove proprio per supportare i soci, no? L'AIB ha creato degli elenchi di fonte affidabile di indicazione a livello nazionale sul Covid che ci hanno aiutato proprio ad organizzarci. E forse non abbiamo mai comunicato tanto come in questo periodo. Gli esempi sono tantissimi, ci sono dei progetti di comunicazione delle biblioteche molto belli, io credo che almeno due relatrici ne parleranno, di hashtag Abbraccerò Muri, ad esempio, realizzato dal Consorzio Culture, Socialità, Biblioteca e Network Operative. Se non ne parlano loro, lo riprenderò io dopo.
per tutti, per gli utenti della biblioteca, diciamo, comunicare, diciamo, a prescindere da chi è il destinatario, la comunicazione deve essere sempre coerente, continua, chiara, condivisa con il personale, perché dalla comunicazione viene fuori un'immagine, deve venire fuori un'immagine unitaria della funzione del nostro servizio. Conoscere gli utenti, quindi, per comunicare la biblioteca. Ma chi sono gli interlocutori della biblioteca? Non sono soltanto gli utenti reali oppure quelli gli utenti possibili, diciamo, ma anche le associazioni, i fornitori, i volontari. Perché ognuno esprime, questi destinatari esprimono dei bisogni diversi e ognuno di loro può influenzare la vita del nostro servizio e orientare l'aspetto organizzativo. Come comunichiamo con i nostri amministratori e con i politici? Abbiamo sempre delle difficoltà, o meglio, riscontriamo delle divergenze molto probabilmente perché non siamo in grado noi di coniugare l'esigenza politica e istituzionale del politico con quella del nostro servizio. Eppure, dal rapporto con i nostri politici dipende a volte la sopravvivenza del nostro servizio. Quindi, in teoria, Stella Rasetti della Biblioteca San Giorgio di Pistoia ci racconterà proprio la biblioteca, racconterà la biblioteca, ci introdurrà ci racconterà la biblioteca come raccontare la biblioteca ai decisori politici, sfide, difficoltà e opportunità. Grazie. Bene, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti e a tutte da Pistoia. Desidero per prima cosa ringraziare gli organizzatori di questo seminario per avermi invitato a portare un contributo alla discussione di questo pomeriggio. E il mio ringraziamento è doppio perché non soltanto mi permette di condividere con tutti voi una interessantissima occasione di approfondimento, ma mi offre anche l'opportunità di tributare un ricordo affettuoso alla memoria di Maria Venante, una collega, un'amica carissima, con cui ho condiviso avventure professionali che ricordo con grande piacere, come le diverse edizioni in presenza all'epoca di Teca del Mediterraneo, a cui lei stessa mi aveva invitato, e il seminario in Albania nel lontano 2007 sulla applicazione del New Public Management alle biblioteche pubbliche. Ecco, entro subito nel merito. Una lezione che abbiamo appreso molto bene, traendo spunto dalla nostra esperienza quotidiana del lavoro in biblioteca, riguarda la centralità strategica della comunicazione, come diceva la collega Rubino, come strumento essenziale per elevarci dal livello del fare bene, che non basta, a quello ancora più importante del farlo sapere. Ecco, le nostre biblioteche possiamo immaginarle come macchine sempre in movimento, macchine del dire e del fare, in cui i processi produttivi che portano alla creazione dei servizi e delle opportunità rivolte ai diversi pubblici debbono necessariamente integrarsi con le modalità di comunicazione, presentazione, relazione, grazie alle quali le diverse componenti dell'offerta vengono riconosciute, percepite, magari sperabilmente anche apprezzate, dopo essere entrate però nel radar conoscitivo delle persone per le quali sono state pensate. In tal senso la dimensione del dire o del raccontare, per riprendere proprio l'espressione dominante che si è scelta in questo seminario, questa dimensione del dire e del raccontare non rappresenta semplicemente una componente di servizio di tipo meramente informativo, cioè io ti dico perché tu sappia, né si limita a ricercare il consenso al pari di qualunque pubblicità, io ti dico perché tu mi ami e tu mi scelga, ma si colloca addirittura al cuore della relazione tra la biblioteca e la sua comunità di riferimento. Io ti dico perché tu sappia, sì, perché solo se tu sai io come biblioteca esisto.
Ecco, ciò che finora abbiamo imparato su questo tema ci ha permesso di compiere almeno qualche passo in avanti rispetto alla grave situazione in cui versa la accountability, come si dice, nella pubblica amministrazione. C'è una disabitudine a rendere ragione di ciò che si sta facendo, di come lo si sta facendo, del perché. Gli investimenti sono ancora scarsi, non sono comunque equamente diffusi, non sono garantiti nemmeno quanto a continuità nel tempo, in merito alla restituzione dei risultati raggiunti. Non sempre si parla di ritorno, no, sull'investimento effettuato. E questa situazione, questo ritardo, colloca le biblioteche, che sono uffici e servizi della pubblica amministrazione centrale o periferica, in un contesto di riferimento in termini di cultura professionale piuttosto fragile. Un contesto che non le aiuta a crescere, ma semmai sono le biblioteche a essere, come dire, la punta avanzata su questo fronte. In qualche caso possono essere protagoniste di un contributo attivo, se non altro in termini di esperienze locali, sicuramente in termini di attenzione e sensibilità alla relazione con la comunità di riferimento. E quindi raccontare la biblioteca non è certo un impegno che si sviluppa lungo un unico tracciato, ma si ramifica lungo tracciati differenti, se non altro perché sono diversi gli stakeholder a cui fare riferimento. I frequentatori attivi della biblioteca, i cittadini nel loro complesso, anche quelli che la biblioteca non la usano, gli amministratori, i fornitori, i potenziali finanziatori. Ciascuno di loro guarda alla biblioteca con occhi diversi, impiegando punti di vista da portatori di interessi che tra loro sono coestesi solo in piccola parte. Allora, da qui nasce la necessità di mettere a punto anche delle narrazioni differenziate, in grado di raccontare la storia della nostra biblioteca con voci diverse, con accenti diversi, e ogni voce, ogni accento deve essere in grado di mettere in risalto ciò che incontra meglio lo specifico interesse di quel gruppo a cui appunto ci si sta rivolgendo. Allora la rappresentazione della biblioteca appare come quella di un poliedro con tante faccette, ciascuna delle quali rispecchia i tanti punti di vista da usare nel guardare alla biblioteca stessa. Ecco, troppe volte abbiamo commesso l'errore di raccontarla come se di queste faccette ne esistesse solo una, quella del cittadino che utilizza i servizi. In questo caso l'effetto è quello di una storia raccontata con una voce sola, che si esprime esclusivamente in termini di servizi erogati, opportunità, prestiti, presenze, consultazioni, eventi, sul fronte quantitativo, e sul fronte qualitativo magari in termini di esperienze condivise, di conoscenze acquisite, di miglioramenti introdotti nella vita delle persone grazie appunto all'uso della biblioteca. Ora è chiaro che questa narrazione può anche non incontrare l'interesse di altri stakeholder che guardano alla biblioteca con finalità e scopi diversi. Inevitabilmente da questa constatazione usciamo con un po' di frustrazione, perché magari non riusciamo a capire come mai non abbiamo incontrato l'interesse di questi altri stakeholder. Ecco, una delle relazioni potenzialmente più interessanti, ma a cui dedichiamo attenzioni minime, mi sento di ammetterlo, è proprio quella con gli amministratori e decisori politici, una categoria di persone che ricopre un ruolo evidentemente strategico per le sorti della biblioteca, ma che paradossalmente non riceve una attenzione affatto proporzionale a questo ruolo. Tra di noi si rileva un disagio generalizzato a investire risorse di tempo, attenzione, fatica nei confronti di questo particolare gruppo di persone, come se la velocità del loro transito nel ruolo, l'esigenza di ripartire da capo ad ogni elezione, la scarsa continuità amministrativa che fa
oscillare con crescente rapidità il pendolo da un lato all'altro degli schieramenti politici, una generale assenza di salde radici nella vita della comunità da parte degli amministratori, un po' la loro fragilità nei riferimenti generali consolidati. Ecco, tutti questi aspetti rendessero ai nostri occhi ogni investimento da fare come una sorta di spreco ingiustificato delle nostre poche risorse di tempo, di attenzione, di appunto cura. Ecco, tutte le volte è vero, si riparte da capo, si deve scoprire di nuovo il fuoco e la ruota, a volte non si fa in tempo ad andare oltre il fuoco e la ruota perché magari c'è un rimpasto che assegna la delega ad un altro soggetto. E allora alla fine si finisce un po' per giocare in difesa, limitandoci magari a resistere, a tenere duro, aspettando nei casi peggiori che passi la nottata, cercando di appunto attestarsi sul piave, alzando magari la testa solo quando magari fortunatamente la situazione diventa più favorevole. Ecco, io rilevo nella mia esperienza di contatto con tanti colleghi un generale sentimento di sfiducia, non tanto nelle singole persone che si avvicendano in questi ruoli, quanto più profondamente nella possibilità stessa di riuscire a far funzionare una relazione che di fatto contrappone logiche molto distanti tra loro. Contrappone il tempo breve dell'amministratore al tempo lungo della biblioteca, contrappone il desiderio di ottenere risultati visibili subito da parte dell'amministratore alla necessità di attendere che i risultati arrivino quando i tempi sono maturi per il bibliotecario. Contrappone la voglia di marchiare quasi col proprio nome le proposte culturali da parte dell'assessore, dell'amministratore, per differenziarsi da chi c'era prima, per mettersi in evidenza, contro invece la indipendenza strutturale della biblioteca dalle scelte locali, soprattutto da quelle dell'amministratore di turno, perché la biblioteca è legata a principi e valori che sono internazionalmente condivisi. La turbolenza politica che è di questi ultimi decenni non è il brodo di coltura in cui si costruiscono nuovi edifici per biblioteche, perché lavori pubblici di questa portata, di questa importanza, anche di questa lunghezza, cominciano con una sindacatura, finiscono in quella successiva. E chi oggi è disposto a servire all'avversario un risultato così importante quasi su un piatto d'argento? Ecco, le grandi biblioteche sono figlie di almeno due legislature, quindi sono figlie di una continuità politica che non c'è più. Ecco, queste due logiche, la logica della politica, la logica del servizio di biblioteca, di fatto hanno elementi di frizione nativi, quindi che prescindono del tutto dalle persone. E quindi la possibile sintonia tra amministratori e bibliotecari, che per fortuna c'è in tantissimi casi, non è mai l'effetto di una intesa naturale. Bisogna allora che ci sia uno specifico investimento in questa relazione. Quindi, guardando al lato nostro, questo significa che il bibliotecario è chiamato a riconoscere come un compito proprio quello di sostenere l'amministratore a maturare un nuovo sguardo sulla biblioteca che sia anche libero da una serie di detriti inutili, come per esempio la sua esperienza personale da utente della biblioteca, oppure le sue dipendenze da alcuni stereotipi classici sulla biblioteca, magari come luogo deputato ad accogliere i soli ragazzi o comunque
connesso in via esclusiva alla esperienza di studio. Questo sguardo deve essere libero da questi detriti, ma dovremmo riuscire a arricchirlo di alcune valutazioni più sofisticate e più in linea con il ruolo della biblioteca, quello almeno che vogliamo valorizzare. E allora per ottenere un risultato di questo genere ci può aiutare il ricorso ad alcune strategie che almeno in qualche caso sono già state sperimentate e hanno dato dei buoni risultati. Brevemente voglio fare riferimento al bilancio sociale come strumento di rendicontazione, di accountability, no, della biblioteca, uno strumento che è in grado di permettere una rilettura complessiva del suo impatto nella comunità in termini di benefici misurabili, secondo anche modalità differenziate, a partire dal risparmio di denaro che viene permesso ai cittadini attraverso l'offerta di opportunità gratuite che altrimenti sarebbero o rimaste inesplorate o avrebbero avuto costi individuali molto importanti, a volte insostenibili, sia attraverso il ricorso a storie, casi esemplari in grado di rappresentare la differenza che la biblioteca ha fatto nella vita delle singole persone. Ricordo la campagna dell'ALA, l'American Library Association, Libraries Change Lives, cioè le biblioteche sono in grado di cambiare le vite delle persone. Ma un secondo punto è anche un esercizio sempre più consapevole del potere di convocazione, e questo concetto lo intendo nell'accezione che è stata teorizzata nel libro omonimo Potere di convocazione da Piero Tropia, che è uno dei padri fondatori del cosiddetto management umanistico in Italia. Ecco, il concetto di convocazione, inteso come invito al dialogo e all'azione ai fini della co-creazione di qualcosa di nuovo, merita di essere distinto da altri concetti con cui peraltro condivide alcune importanti dinamiche. Per esempio è diverso dalla seduzione, che invece di attivare gli altri li vuole seducere, cioè li vuole attirare verso di noi. La convocazione attiva, la seduzione attira. È anche diverso dalla conduzione, che è una guida degli altri verso una meta prestabilita, e noi siamo in una posizione direttiva, di comando, quindi ci basiamo sulla mansuetudine, sulla disponibilità a farsi orientare degli altri. È diverso anche dalla induzione, che trasmette agli altri, inducere un punto di vista, un carico di energia, mentre invece la convocazione punta a far maturare nuovi punti di vista e a sollecitare la produzione autonoma di nuove energie. In sostanza, il cittadino viene concepito in questo ambito concettuale, che a mio avviso dovremmo maturare ancora di più, non più come il beneficiario delle opportunità che la biblioteca crea per lui, bensì come protagonista attivo nell'orientare la biblioteca stessa nella selezione, nella produzione delle opportunità da creare anche con il suo contributo operativo. Per intendersi, il volontariato culturale del tipo Amici della Biblioteca, la crescente adozione anche da parte delle biblioteche dei patti di collaborazione che ci derivano da sussidiarietà, articolo 118 della Costituzione, per esempio, ci offrono un quadro esemplificativo per la costruzione di nuove narrazioni da condividere con gli amministratori a proposito della biblioteca, a partire da un rinnovato rapporto con i cittadini, da sollecitare verso una maturazione di azioni pratiche che mirino a una cura condivisa del bene comune biblioteca, riconosciuto come tale, non già, attenzione, andando verso una scivolosa linea di principio: i libri non si buttano, la cultura è importante, leggere fa bene, no,
attraverso una concretezza quotidiana della testimonianza dell'azione sociale e solidale. Io leggo un libro ad alta voce al telefono agli anziani che sono rimasti a casa da soli, porto un pacco di libri sulla soglia di casa di una famiglia che è in quarantena, raccolgo dei fondi con cui comprare un nuovo videoproiettore o un altro strumento per la biblioteca. Ecco, si tratta di costruire, alimentare, far agire un sentimento condiviso di sostegno e supporto alla biblioteca che si traduca in una azione collettiva da cui emerga una forte dimensione politica, ovviamente politica nel senso della polis, non nel senso del partito, questo o quello. Una dimensione che possiamo aiutare l'amministratore a fare propria. Ecco lo snodo di come narrare in un altro modo la biblioteca. Possiamo aiutare l'amministratore ad apprezzare questa dimensione politica della biblioteca perché ha una inedita forza produttiva di capitale sociale, di energia solidale. Si tratta allora di raccontare all'amministratore la biblioteca come officina, come laboratorio in cui è possibile far succedere alcune cose completamente nuove che segnano l'abbandono definitivo, diciamo così, delle tradizionali forme di partecipazione a favore di contributi anche più circostanziati che non disdegnano di dare risposte a bisogni individuali. Non siamo più buoni, ma magari sostenere la biblioteca, fare il volontario in biblioteca significa anche trovare risposte per sé, uscire dalla solitudine, ricercare nuovi legami, condividere bei momenti di socialità. E tutto questo mentre si producono benefici a vantaggio di tutti o di molti almeno. Quindi è in capo ai bibliotecari il lavoro locale, perché da adattare alla singola realtà, di riscrittura e rilettura dei modelli di servizio in modo tale da permettere all'amministratore di percepirli finalmente come consentanei alla propria azione di governo locale, come portatori di risposte concrete, in un contesto fortemente caratterizzato, lo sappiamo bene, dalla difficoltà generalizzata di concepire le risposte stesse a domande che sono sempre più contraddittorie, contrapposte, confliggenti, addirittura difficili da leggere e da interpretare. Quindi si tratta di un lavoro strategicamente molto impegnativo che non può certo essere condotto a livello individuale, ma che richiama alla necessità di una grande unione di forze da tradurre in termini di crescenti alleanze tra biblioteche. Penso fra tutte all'esperienza positiva, anche se ancora allo stato iniziale, di Rete delle Reti, tra professionisti a livello non solo regionale e nazionale, penso a LIVE, ma anche europeo, penso a Public Libraries 2030, penso a IBLIDA, e mondiale, penso a IFLA. È un lavoro che non possiamo pretendere di svolgere da soli, noi non siamo eroi alla ricerca di personali mulini a vento da sfidare, ma che richiede comunque un adattamento locale e quotidiano non di poca lena. Cioè, quindi da costruire una cultura della relazione con gli amministratori che ovviamente tenendo conto dei diversi livelli di complessità di approfondimento permetta a tutti i colleghi, anche nelle piccole realtà come nelle grandi realtà, di predisporre una narrazione diversa della biblioteca in grado di suscitare una lettura diversa del significato strategico di questo servizio in termini di capitale, di fiducia, affidabilità, credibilità, favore, attaccamento, fidelizzazione, sono parole importanti per noi. Ecco, un servizio dal quale risulta, agli occhi dello stesso amministratore, appunto, enormemente più facile avviare la ritessitura della trama di relazioni comunitarie di cui un amministratore ha estremamente bisogno per dare un senso profondo al proprio ruolo, al proprio impegno per migliorare la qualità della vita di quella specifica comunità. Evidentemente questa narrazione
ponesi in secondo piano i dati materiali sui prestiti o sul numero dei volumi che sono presenti all'interno della biblioteca, però non ci fa perdere di vista l'operatività dei servizi quotidiani. Non è in contrapposizione questa visione con il servizio ordinario. È chiaro che continuiamo a vedere nell'impiego delle risorse documentarie presenti e remote un punto fermo forte, però focalizziamo finalmente l'attenzione sulle dinamiche di produzione sociale che possono venire a crearsi tra bibliotecari e cittadini. E questo credo che sia una rilettura della nostra funzione all'interno dei vari soggetti che operano all'interno appunto della nostra comunità, che può interessare, può indurre i nostri amministratori a considerarci come dei partner particolarmente interessanti con cui condividere la sfida. Quindi il gioco è un po' questo. Grazie. Grazie. Sono ritornata viva, è bastato spegnere e riaccendere il computer e mi scuso ancora. Altri interlocutori delle biblioteche, mi sentite? Dicevo che altri interlocutori delle biblioteche sono le librerie, che per lungo tempo sono state quasi considerate antagoniste, quasi degli universi paralleli, no? In competizione tra loro, le librerie e le biblioteche. Eppure con le librerie noi siamo uniti sull'importanza proprio della lettura e della cultura come elemento di crescita non solo personale e cambiamento sociale, ma di crescita complessiva della comunità del territorio. In quest'ultimo anno, sia la legge sulla promozione della lettura che il decreto ministeriale di giugno scorso, diciamo, che era destinato tra l'altro proprio al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria, ha reso, come dire, ha facilitato un dialogo, no? E abbiamo individuato anche nuovi cammini, un nuovo percorso con le librerie per il bene della comunità. Non sono mancate tante forme di collaborazione proprio con le librerie, portate avanti da diverse biblioteche. Ne cito soltanto uno, quello della Biblioteca Nazionale di Firenze con Librioteca, nel periodo in cui le biblioteche erano chiuse al pubblico, mentre le librerie erano aperte, i prestiti delle biblioteche potevano essere ritirati anche dalle librerie. La creatività delle biblioteche in quest'ultimo anno è stato eccezionale e l'ente a cui appartengono le due relatrici che seguiranno, Anna Di Sé e Franca De Ponti, Consorzio Cultura e Socialità Biblioteche Network Operativo, non sono molto all'avanguardia. C'è un progetto, diciamo una campagna che è stata avviata da loro, che mi sembra molto interessante, che a cui prima accennavo e che vi invito, ma sicuramente voi conoscerete, è proprio hashtag Abbraccerò Muri, realizzato, diciamo, una campagna nata per cercare di mantenere i rapporti con gli utenti più fidelizzati durante il periodo del lockdown. Una campagna che nasce dalla richiesta a questi utenti di inviare alla biblioteca un pensiero, un'idea, un'immagine, un disegno sul loro rapporto profondo con la biblioteca e magari esprimendo il loro desiderio se quella chiusura, se il lockdown era per loro una mancanza. Beh, quello che è venuto fuori, che si vede dalla rete, io credo che sia veramente una bellissima opera d'arte, con una forza comunicativa, una poesia con una forza comunicativa fortissima, un po' come funziona il passaparola, no? E quindi io penso fortemente efficace perché crea connessioni.
io vi invito a vederlo. Per gli utenti la biblioteca è il luogo in cui il quartiere può incontrarsi, è la stanza in più della propria casa, è il posto dei desideri. E il consorzio non è, cioè, sperimenta forme di attività fortemente innovativa. Un'altra è ad esempio il Shaken, sempre coordinata dai bibliotecari, che è un luogo di incontro virtuale online dove le persone del quartiere mettono a disposizione la propria conoscenza, si scambiano le proprie passioni, condividono le proprie passioni, le proprie competenze e le mettono a disposizione di chiunque per imparare a crescere insieme. E questo forse è la biblioteca. Le due relatrici, Anna Lisè, responsabile del settore servizio e attività culturale, e Franca De Ponti, responsabile invece dei servizi biblioteconomici, ci faranno conoscere quest'anno in questa relazione storie di incontri possibili, comunità, librerie e biblioteche, strategie di resistenza o nuovi amori. A voi. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. Innanzitutto ringrazio l'organizzazione di Teca del Mediterraneo, che era la BNO, la rete delle teche dell'Ovest, a portare un contributo lo storytelling del il nostro il titolo che è lo storico parla di strategia di resistenza e di nuovi amori. Io parlerò principalmente del progetto Terra dei Muri, di cui ringrazio Margherita Rubino per averlo già introdotto con la qualità di questo progetto. Progetto che in realtà non nasce come una strategia, è diventata una strategia di comunicazione. Margherita ha detto poco fa come dichiarare da parte per introdurre il tema a dare un autore che io amo in modo particolare, Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère è uno storyteller fantastico, romanzi nei suoi libri, e spesso utilizza storie biografiche con tanti. Racconta un omicidio dello tsunami in quest'ultimo libro è uscito da Wikipedia treccia con alcune storie invece intime molto la depressione, della melanconia deve affrontare. Ma una cosa che mi ha colpito Carrère è l'incipit per affrontare il tema dello yoga come esperienza di meditazione e non come pratica clinica che utilizza di noi. Dice: da un certo punto devo iniziare per parlare di yoga, come lo faccio? E racconta esattamente il momento in cui sta preparando la borsa da viaggio e dove ci racconta gli abiti che sta piegando per metterli nella borsa, quali supporti tecnologici oppure che questo è un po' per una brevissima biografica mia. Nel 2020 lascio il lavoro dopo tantissimi anni di biblioteca, una piccola biblioteca di CSB, no? E dottoressa Lisè, avventura diventare consulente del mondo culturale per CSBNO. Anna Lisè, di vita per me è poca. Scusami, ti interrompo un attimo. Anna, uccide esattamente questo della pandemia e proprio interrompo un attimo. Io con il gruppo CSBNO noi ricevo dall'ufficio comunicazione una lettera molto semplice, l'ufficio comunicazione di una rete. Anna, scusami, ti interrompo un attimo. CSBNO riceve lettere di plagi, di critiche, di suggerimenti. È una lettera d'amore. Anna, una dichiarazione d'amore nei confronti la lettrice cita molto buone.
folica che ha sempre frequentato bimba da adolescente e poi da giovane donna, quale è nel momento in cui ci scrive. Di valutazione, di confusione, il BNO, la direzione di CSBNO, l'UNAF, ha attivato. Cabine di Anna, scusami. Anna. Non si sente? Non si sente bene. Mi segnalano i tecnici che forse basta la banda della zona in cui ti trovi, quindi forse è preferibile, se non ti dispiace, spegnere la telecamera. Certo, no, certo. Magari posso la presentazione. Mi senti meglio? Sì, prova ad andare. Prova ad andare. Questa lettera, la dichiarazione d'amore, di analisi vari gruppi di lavoro che CSBNO nei periodi della pandemia mette in essere. Effettivamente, come sempre Margherita diceva poco prima, CSBNO è portatore di tanti progetti di mesi, eccetera, diventa interessante sul quale lavorare. Una volta per fare fuori la biblioteca. È sempre un po' a scatti, è sempre un po' a scatti, Anna. Non lo so, non so fare che questi casi non so. Vogliamo fare prima l'intervento della De Ponti, vediamo come va col suo collegamento. Che ne dici, Margherita? Devi attivare il microfono, Margherita? Sì, forse sì, perché si sente proprio a scatti, non si capiscono le parole più che altro. Bene, dicevo allora, che... Franca De Ponti, quindi. Proviamo con il suo collegamento, come va? Proviamo. Sì, tra le altre cose, mi sentite? Perché io e Anna siamo nella stessa stanza, sì. Quindi spero che non sia un problema di linea, altrimenti si ripercuota sì. La medesima problematica. Mi lei la sentiamo meglio? Benissimo. Io la sento bene. Non mi risponde nessuno, quindi forse non mi sentite neanche male? Ci sentiamo bene. Ok, allora vado avanti io, al limite poi Anna trasferisce. Sì, magari. Cosa faccio? No, mi spiace perché mi spiace interrompere, riprenderemo ovviamente l'intervento di Anna perché oltretutto il progetto Abbracciare i Muri è un progetto di pura poesia e molto interessante, quindi spero che poi ci sia invece la possibilità di ascoltarlo con un audio di qualità. Vado invece a raccontare altri tre progetti messi in campo durante, cominciati col lockdown, ma che ovviamente, come ci si augurava da subito, quello che le biblioteche sono riuscite a mettere in campo durante la pandemia e durante la chiusura forzata, sono progetti che restano in qualche modo e che continuano e che stanno andando ad arricchire quelle che sono le offerte dei servizi, ora che in qualche modo le biblioteche stanno riaprendo a singhiozzo in maniera anche abbastanza disomogenea e comunque con una gran fatica a vedere nuovamente i flussi di utenti di cui godevano prima della pandemia. Questo era un momento abbastanza drammatico. In ogni caso, il momento in cui c'è stata davvero una nuova fase di cooperazione tra le 32 biblioteche che fanno parte di questa rete è stato proprio il momento in cui il 27 febbraio, il 24, non ricordo esattamente quel giorno, molto triste, in cui le biblioteche hanno dovuto chiudere,
e in cui i 32 comuni si sono trovati sostanzialmente con una comunità di bibliotecari formata da circa 180 persone, totalmente impreparati dal punto di vista normativo, gestionale e tecnologico a permettere loro di continuare in uno spazio che non era più lo spazio fisico, ma diventava lo spazio digitale, e non più il lavoro normato dal cartellino, dall'ufficio, dalle procedure, ma lo smart working. Da questo punto di vista, CSBNO è stato pronto, diciamo, a prendere in carico questa biblioteca, diciamo, espansa, aumentata, formata da 32 spazi che appunto non erano più spazi fisici, ma che in un unico spazio digitale diventava una grande biblioteca, prenderne un po' le redini dal punto di vista del coordinamento di alcuni progetti e dare davvero una, come dire, una dinamica molto, ma molto più rinforzata alle logiche di cooperazione che sarebbero state le uniche in grado forse di, come dire, di continuare a dire che le biblioteche esistevano con una riconversione anche dei servizi, delle proposte, ovviamente tutto nella rete, ma che in qualche modo continuavano ad esistere. Un messaggio molto potente, perché poi chiaramente quello che si cercava di fare a quel punto era rinnovare l'immagine delle biblioteche e rinnovare comunque alcuni canali di dialogo, o mi viene da dire anche aprirne di nuovi. Il primo progetto, quello forse come dire, davvero molto interessante anche nei numeri, è stato il progetto La Biblioteca con te. Un progetto sostanzialmente che ha portato 97 bibliotecari a lavorare tutti insieme in un sostanzialmente progetto di contatto telefonico con circa 40.000 utenti. Un numero veramente enorme, 9 settimane di progetto e appunto circa 40.000 contatti. Abbiamo sostanzialmente suddiviso, diciamo, gli utenti in due target. Il primo, formato da circa 25.000 persone, che erano gli utenti che definiamo forti o comunque persone, utenti fidelizzati con un numero di prestiti che abbiamo dato come numero maggiore di bici, ma solo di materiali tradizionali e che quindi non avevano ancora approcciato ai materiali digitali. Tutti i bibliotecari sono stati forniti da CSBNO di una app per accedere alla tecnologia VoIP e, come dire, sono stati formati degli elenchi dal database della rete che sono stati sostanzialmente consegnati ai bibliotecari. Anche in questo caso, per rinforzare un'idea di cooperazione, i bibliotecari non telefonavano necessariamente agli utenti del loro comune, ma anzi, quello che si è cercato di fare sono stati anche, come dire, dei piccoli stratagemmi, anche per cercare un pochino di superare quella che a volte è quella mentalità proprietaria che ancora oggi, insomma, esiste fra i bibliotecari e che inibisce talvolta la collaborazione più vera. E quindi, a maggior ragione, uno stratagemma era: il bibliotecario di Cinisello telefona agli utenti di Senago, il bibliotecario di Solaro telefona agli utenti di Cesate e così via. Sono 32 comuni, quindi 40.000 persone sostanzialmente chiamate appunto da 97 bibliotecari provenienti da tutti i comuni. Un altro target invece formato da circa 15.000, perché sì, 25 più 15, erano invece quelli che erano stati utenti attivi fino al 2015, ma che sostanzialmente avevamo perso, non eravamo riusciti a fidelizzare. A tutte queste persone abbiamo raccontato di una presenza, di una voce che in un momento di grandissimo silenzio è stata davvero molto apprezzata, con bambini che ovviamente erano a casa anche loro da scuola, che rispondevano al telefono e poi chiamavano la mamma dicendo: mamma, mamma, c'è la signora bibliotecaria, quella che fa le storie del sabato, vieni che ti vuole parlare. Quindi anche, come dire, dei momenti molto, davvero molto teneri. Abbiamo ricevuto un grandissimo apprezzamento e feedback da parte degli utenti, che si sono sentiti davvero molto coccolati da questo servizio, da questo contatto, che a volte ha avuto anche dei momenti, ovviamente, dei
dire anche drammatici, perché si entrava nella casa di persone. Voi sapete, i dati dell'area metropolitana di Milano sono stati dei dati anche molto pesanti, e quindi e talvolta ovviamente ci sono stati anche dei momenti di ascolto, insomma, di tragedie o di profonde solitudini. Questo progetto era anche finalizzato ovviamente a dire che la biblioteca c'era non solo come voce dell'istituzione, rappresentante della voce dell'istituzione, ma anche per dire che ovviamente c'erano i servizi della biblioteca digitale. Il primo gruppo, abbiamo detto, che erano i fidelizzati dei materiali tradizionali che non conoscevano MLOL. Il secondo gruppo, che invece erano gli utenti sostanzialmente persi negli ultimi anni, anche loro non a conoscenza della biblioteca digitale e delle sue enormi potenzialità. Accanto a questo progetto telefonico abbiamo istituito un gruppo formato da circa una quindicina di bibliotecari che tutti i giorni, sette giorni su sette, dalle 9 del mattino alle 22 di sera, hanno fatto help desk per l'utilizzo della MLOL e dei device, e sostanzialmente abbiamo avuto un incremento, un potenziamento, uno sviluppo sia appunto della parte di consultazione di MLOL che del prezzo degli ebook, che varia dal 106% al più 220% dei prezzi, per cui potete capire che è stato davvero un grossissimo impegno, che però in qualche modo ha avuto un grandissimo risultato, oltre che prima Margherita e anche Maria Stella parlavano di connessioni emotive. Sicuramente aver sfruttato quella che è una vocazione abbastanza tipica dei bibliotecari, che è quella della relazione trasferita su telefono, sul mezzo telefonico, ha comunque dato un'immagine di una biblioteca molto continuamente presente nella vita delle persone, ed è stato davvero molto gradito. Per riprendere anche il discorso che faceva Maria Stella Rosetti rispetto ai decisori politici, devo dire che il progetto La Biblioteca è con te, quindi questo cartello telefonico con il desk rispetto all'utilizzo della biblioteca digitale, è stato anche molto, molto, molto apprezzato dalla parte politica, e devo dire che questo ci ha fatto molto piacere, perché è stato davvero molto impegnativo. Immaginate le 40.000 telefonate in 9 settimane di progetto. Un secondo progetto invece riguardava appunto le librerie, con il quale abbiamo aperto un nuovo canale di dialogo proprio grazie al riparto del decreto Franceschini. Anche in quel caso i limiti di quella proposta, che in qualche modo ha rischiato, anzi molto spesso ha fatto sì che i comuni replicassero molte volte tutti quelli che sono stati gli adempimenti amministrativi, abbiamo in qualche modo centralizzato sia il reclutamento delle librerie del territorio facendo un unico bando. Abbiamo, grazie a ISUAP, c'era la questione noiosissima dei codici Ateco, quindi attraverso i SUAP comunali abbiamo avuto la lista, abbiamo invitato tutte le librerie di questo territorio a partecipare, cercando anche in qualche modo di renderli reciprocamente solidali. Mi spiego, quello che abbiamo fatto è abbiamo raccolto tutte le quote di tante le biblioteche del decreto Franceschini per un ammontare che era circa 270.000 euro e li abbiamo equamente ripartiti fra le librerie che hanno aderito al bando, che erano circa 26. Questo faceva sì che anche le librerie più piccole, che magari appartengono al territorio di una biblioteca con pochissime risorse, potesse comunque godere di una quota di finanziamento simile alle più fortunate, accanto a biblioteche più fortunate in termini di budget. Anche in questo caso, questa equa distribuzione e anche la possibilità che le biblioteche uscissero un po' da quelli che erano ovviamente solo i limiti della prossimità territoriale
anche in questo caso ha rinforzato l'immagine di una coesione territoriale in termini di proposta di servizio, che riteniamo sia un punto di non ritorno. Quindi abbiamo davvero cercato di trovare tutto quello che questo grande momento di difficoltà ci ha permesso di generare in positivo, e crediamo in parte di essere riusciti. Le 26 librerie che hanno ricevuto il bando sono diventate dei punti di ritiro del prestito interbibliotecario e quindi partecipano a tutti gli effetti ad una rete di servizi. Non era così scontato, anche noi ci eravamo domandate se la competizione librerie e biblioteche potesse in realtà essere di ostacolo. Abbiamo trovato invece nelle librerie un gradimento inaspettato e una collaborazione che continuerà in termini di scambi di servizi, per cui se le biblioteche diventano in qualche modo, se le librerie diventano in qualche modo dei punti di ritiro del prestito interbibliotecario, a nostra volta le biblioteche diventano anche dei punti di informazione, di comunicazione, di promozione di quelle che possono essere le proposte, oppure anche proposte culturali come possono essere gli autori, che spesso oltre che nelle biblioteche vanno anche nelle librerie, piuttosto che anche occasioni di tipo commerciale. Ed è, come dire, una nuova alleanza che sicuramente nel tempo costruirà nuovi contenuti di collaborazione. Io avevo fra le altre cose delle slide in cui avrei fatto vedere delle piantine, comunque dovrei anche riuscire a farvele vedere. Scusate un attimo, due volte il più. Non importa, è un classico con le slide. In ogni caso volevo mostrarvi anche la distribuzione delle 26 biblioteche che coprivano sostanzialmente tutto il territorio del nord-ovest, che è il territorio di CSBNO. Scusate, no, non c'è, non importa, e torniamo indietro però. Anna. Ha terminato Franca De Ponti? Sono qui, scusate. Che è scomparso il... La mia slide, fantastica. Scusateci. In ultimo, brevemente, il progetto Shaken, che avevamo chiamato in qualche modo, che avevo chiamato nelle slide la biblioteca potenziata dai cittadini, è un progetto in cui coinvolgiamo utenti, e si spera anche in questo caso non utenti, perché cerchiamo attraverso una campagna di comunicazione che non sia solo nei canali che raggiungono sostanzialmente i classici database, quindi la newsletter piuttosto che i social delle biblioteche, ma cercare anche quelle che sono tutte le risorse diffuse, le competenze diffuse sui territori, anche di persone che non fanno parte della comunità degli utenti. E sostanzialmente abbiamo messo a disposizione una piattaforma e un gruppo di bibliotecari che curano sostanzialmente i colloqui per la preparazione di quelli che sono delle presentazioni che gli utenti metteranno a disposizione appunto di altri utenti, e stanno arrivando delle proposte molto interessanti, ve ne dico tre o quattro, perché una soprattutto che si intitola Vivere da Nababbi con uno stipendio da fame, l'economia delle nonne e l'arte del riuso. Ci sono esperti di arti marziali, capire la fisica in modo divertente, questo è un ingegnere in pensione. Sono
come dire, spazi di valorizzazione di quelle che sono le competenze diffuse che esistono nei territori e che sono totalmente a rischio di dispersione, e che la biblioteca deve in qualche modo facilitarne invece l'immersione e la messa in disponibilità ad arricchire quella che è invece la proposta sostanzialmente che nasce invece all'interno delle biblioteche. Sono spazi di protagonismo in cui crediamo molto, e il progetto non per niente si chiama Shaken, che scuoti i saperi e la creatività, e siamo convinti che anche questo sia un progetto destinato ad arricchire molto quella che è l'offerta culturale delle biblioteche. Io adesso non so se Anna con le slide riesce o meno, ma le lascio il posto sul mio PC, che mi sembra di aver capito che si senta meglio, quindi ringrazio tutti. Ti lascio il posto ad Anna. Buongiorno, provo a scusate per il disguido, siamo collegati in due nella stessa stanza, forse abbiamo fatto un errore a mettere insieme queste vicinanze. La rete di Milano dovrebbe essere super efficace, questa è la dimostrazione che anche al nord non è così. Ho lasciato il mio intervento, spero si senta ora meglio. Sì? Sì, si sente molto meglio, poi continuare. Si sente bene? Io non riesco a capire se si sente, vai il volume, scusami. Il volume interno. Si sente bene. Magari se puoi riprendere il tuo intervento, non dico dall'inizio, però. Lo devo riprendere dall'inizio perché non si è sentito nulla? Sì, io penso di sì. D'accordo, spero di non annoiare. Avevo utilizzato un espediente di narrativo prendendo spunto da un autore che amo particolarmente, che è Manuel Carrera, che molti di voi conosceranno. È uscito per i tipi di Adelphi con un nuovo libro, Yoga. Carrera utilizza come sua caratteristica di narrazione il raccontare delle parti biografiche per raccontare di cose che accadono nel mondo. Io l'avevo preso come spunto per raccontare un mio momento di vita particolare, dove lascio la mia attività nella pubblica amministrazione come responsabile di una biblioteca della rete CSBNO, per approdare in CSBNO nello staff, dove mi sarei dovuta fare di comunicazione, di progetti culturali. Nell'immediato arriva la pandemia a modificare tutti quei parametri. Io che ero pronta con il mio bagaglio, esattamente come Carrère, che stava preparando la sua borsa da viaggio con gli strumenti per andare a partecipare a un seminario di yoga e di meditazione avanzata, stavo pensando a quali strumenti del mio passato recente potessi portare e mettere in gioco, quando appunto avviene questa sospensione totale, fra tutte la chiusura delle biblioteche. Partivo da lì, quindi mi utilizzavo Carrère per dire e raccontare quel momento preciso in cui CSBNO riceve una lettera di un utente che racconta della sua vita in biblioteca, della sua passione per i libri, di tutte le attività che ha fatto da bimba, da adolescente, da giovane donna. E la lettera si conclude con una frase molto particolare che dice: quando e come sarà possibile, non appena le biblioteche saranno aperte, io abbraccerò i muri. Questa frase ha cominciato a ribombare nella testa di molti di noi. Io mi sono occupata direttamente, personalmente, con l'ufficio comunicazione di questo progetto, e dicevo, da una lettera quasi d'amore nei confronti delle biblioteche, ne abbiamo fatto diventare una strategia di comunicazione, affinché per una volta le biblioteche non fossero definite e raccontate da noi e dagli esperti che si occupano di biblioteche. Noi pensiamo, immaginiamo quali luoghi possono essere più giusti per studiare, per fare attività culturali, per accogliere il pubblico. Per una volta abbiamo chiesto davvero, sull'onda di una forte emotività,
che ci teneva tutti distanti, quindi è stato anche un momento particolare, forse la poesia è nata anche da quel contesto, probabilmente in altri momenti avremmo potuto distribuire un questionario chiedendo che cos'è per te la biblioteca, non avrebbe probabilmente avuto lo stesso effetto. Quindi organizziamo una redazione interna, chiediamo disponibilità a questa amica della biblioteca, a questa cittadina che ci ha scritto questa lettera, per utilizzarne una parte e soprattutto utilizzare Abbraccerò i muri come, come claim, questa campagna di comunicazione. Con il grafico prepariamo dei post particolari con i fondi colorati, poi se riesco a far partire la presentazione ve li mostro, con degli elementi surreali che stanno ad accompagnare invece le frasi che vengono messe in questi post. Utilizziamo come social Instagram perché abbiamo considerato potesse arrivare a un pubblico non soltanto gli affezionati alla biblioteca che magari sono abituati a usare soprattutto Facebook, le nostre biblioteche utilizzano soprattutto quei canali per fare promozione di eventi, Instagram potesse raggiungere anche un pubblico più giovane. La campagna parte con la richiesta, con una mail massiva a tutto il nostro bacino di utenza e chiediamo di raccontarci i loro vissuti, i loro sentimenti nei confronti della biblioteca, che cosa mancasse loro in quel periodo di chiusura del servizio. Io provo adesso a collegare la presentazione, vediamo se riesco. Gestisci presentazione. Forse a questo punto era abbinata a me e non è qui, non la vedo. Mi potete aiutare perché è molto interessante vedere effettivamente il lavoro fatto. Certo, ma... Perché se io sto usando il computer della collega, mi spiace per tutti questi... Sì, ma la presentazione ce l'hai su quel computer anche o no? Io file è presente anche lì? Io l'avevo inserita con il mio, adesso sto usando quello della collega. Se voi riuscite a mostrarlo voi, perché è molto interessante proprio vedere il lavoro che è stato fatto e alcuni contenuti che sono pervenuti dai cittadini. Abbiamo avuto una risposta molto buona, hanno mandato immagini, disegni e alcuni scritti. Nei post colorati noi abbiamo evidenziato alcune parole chiave, alcune parole che potevano, frasi che potevano essere maggiormente significative della narrazione delle persone che ci hanno mandato i contributi, appunto inserendo degli elementi grafici spiazzanti, surreali, poetici. La campagna ha avuto un buon successo. E ha continuato a crescere il numero di follower della pagina del profilo Instagram Abbraccerò i muri. Se vediamo se riesco da qui ancora, ci riprovo. Voi non riuscite a gestirla da remoto, la presentazione che era stata inserita? Anna, scusa, allora, ti stiamo mandando la presentazione, quella di Abbraccerò i muri? Sì, grazie, perfetto. Okay. Perfetto, grazie. Sì. Adesso, riesci ad andare nella pagina iniziale? Sì, riesci a scorrere anche tu? Aspetta, mette il profilo di De Ponti, come vedi se riesci? Esatto, perfetto. Ok, perfetto. Grazie. Ecco, vediamo se riesco così a mandarla avanti. Ecco, Abbraccerò i muri, come dicevamo all'inizio, è stata una dichiarazione d'amore per le biblioteche e un desiderio di ritrovarle, di poterle toccare e abbracciare. Questo è quello che vi raccontavo, che una scrittrice, perché poi di fatto abbiamo capito che la nostra utente, l'amica della biblioteca, questa lettera l'ha scritta molto bene, ma perché veramente aveva delle capacità narrative da scrittrice, ci racconta di questo suo sogno di tornare in biblioteca e di abbracciare i muri. La scelta del claim, e questi sono i post che noi abbiamo preparato
da inviare su tutti i social presenti nelle 37 biblioteche della rete CSDNO. Questo progetto è stato poi allargato in tempi più recenti anche alle biblioteche di rete della rete, infatti il profilo è cresciuto un poco di più, non ha avuto quella viralità che noi ci eravamo immaginati, anche perché il progetto è partito intorno a maggio del 2020 e poco dopo ci sono state delle aperture, soprattutto delle piazze con i primi spettacoli all'aperto, e quindi la viralità che io avevo e che noi come gruppo di lavoro avevamo immaginato è stata inferiore ai numeri che appunto avevamo immaginato potesse raggiungere. Le domande che noi facciamo agli utenti, sia con i post sia attraverso mail massive, sono delle suggestioni: che cosa ti manca, il silenzio, le chiacchiere con il bibliotecario, i libri da sfogliare, le serate a parlare di musica, le bolle di sapone degli spettacoli per i bimbi. Queste e tante altre sono state le suggestioni che noi abbiamo mandato. Questa è un altro esempio di grafica. Gli utenti potevano mandare immagini, scritti, disegni, video, e noi prendevamo soltanto l'immagine inquadrandola all'interno della grafica realizzata per la campagna, e sotto l'immagine, il post, naturalmente riportavamo anche il testo che veniva scritto. A volte erano brevi testi come questo di un papà che racconta che gli manca tantissimo il concorso Super L, che immagino tutti conosciate, e racconta e ci spiega nel dettaglio quali sono i motivi. Questi sono esempi di post, invece solo con delle singole frasi, e poi spesso, ripeto, in Instagram si trova il racconto che accompagna queste parole. Ve ne mostro qualcuno, sono tutte molto poetiche, molto, molto piacevoli, anche secondo me la grafica ha fatto un lavoro ottimo. Questa è una foto di un'esperienza di una bimba che ha avuto in biblioteca di lettura, una bambina che aveva problemi di dislessia, di lettura a un cane. Era un progetto che era molto piaciuto, quindi la mamma ci ha mandato con una letterina della bambina questa esperienza. A lato a destra vedete altri esempi di post. Questo è un altro. Questo era purtroppo ancora una volta la tecnologia oggi fa difetto, era un video molto bello, nelle biblioteche della rete CSBNO è partito qualche anno fa un progetto, il pianoforte in biblioteca. Questo è un esempio di un pianoforte a mezza coda, e questo signore che è un musicista aveva creato una canzone ad hoc dove dice che in questo paese, uno dei più brutti dell'Interland di Milano, non c'è il mare ma c'è poesia, e quindi in chiusura avrei voluto farvi ascoltare questa breve canzone dedicata ad Abbraccerò i muri, veramente di una poesia straordinaria. Io ho concluso, mi spiace che i nostri interventi sono stati così faticosi e interrotti. Vi ringrazio tutti. Grazie a voi, perché i progetti che avete presentato sono tutti ugualmente belli. La biblioteca come luogo che mi aspetta, questo è quello che ricordo più di tutti, di tutte le fasi che ho letto del progetto Abbraccerò i muri. Un luogo che ci aspetta per accoglierci, e quindi è un'idea bellissima dal mio punto di vista. Noi oramai viviamo in una società, per dirla con Bauman, liquida, come liquido, no? È il mondo anche digitale. Viviamo in un mondo digitale che è caratterizzato proprio dalla immediatezza, dalla immersione, dall'interazione. Il problema è saper coniugare, saper trovare saper vivere all'interno di questo mondo. E la biblioteca deve cercare di coniugare spazi fisici con spazi digitali. Anna Busa, che è un'esperta di marketing, non solo con esperienza in aziende private, ma anche
approdata da diversi anni nel mondo della cultura, ci parlerà proprio del marketing digitale, di questa come dire, necessità di comunicare, passiamo da un luogo fisico, no? Di trovare modelli nuovi di comunicazioni che devono trovare proprio un equilibrio tra la parte fisica della biblioteca e la parte digitale, in un sistema di riferimento che viene oggi chiamato Phygital, cioè proprio l'universo fisico insieme a quello digitale. E credo che oramai, senza accorgercene, anche il passaggio dal fisico al digitale è liquido, non ce ne accorgiamo più dove finisce il fisico e dove inizia il digitale. Sentiamo quindi Anna Busa con una relazione col titolo Biblioteche Digital Marketing Culturale, strategie per organismi che crescono. Allora, ringrazio per l'opportunità di partecipare a questo evento. Io vorrei ringraziare per l'invito che mi è stato rivolto e avere un pensiero particolare nei confronti di Maria. E mi fermo solo qui, dico solo questo. Io spero di non avere problemi di connessione, eventualmente stacco il video e poi procedo. Poi mi fate sapere se ci sono dei problemi di audio e se c'è qualcosa. Allora, io vorrei fare una sorta, se mi permettete, di punto nave, nel senso che gli interventi che mi hanno preceduto hanno parlato di spazio digitale, hanno parlato di comunicazione, hanno parlato di bellissime iniziative che sono state portate avanti e nel mio ruolo mi viene spontaneo cercare in qualche modo di portare a sistema questi approcci, perché anche il marketing, se volete, è una scienza e quindi come tale ha una sua schematizzazione e una sua normalizzazione, intesa quasi nel senso fisico di quando noi vogliamo normalizzare un sistema. E quindi che il mio intervento vuole andare in questa direzione fondamentalmente, partendo da quello che è il concetto di cui hanno parlato tutte le persone che mi hanno preceduto, cioè lo spazio digitale. Fino a poco tempo fa lo spazio digitale era considerato nell'ambito bibliotecario, ma non solo, uno spazio di servizio fatto di tecnologia, connessione wifi, accesso alla rete dalle sale con le postazioni e di informazione, attenzione, non di comunicazione, di informazione. Uno spazio che, diciamo, non era fino ad oggi, fino a quello che è successo qualche mese fa e sta ancora succedendo, paragonabile agli spazi fisici della biblioteca, agli spazi descritti per esempio dai colleghi dell'Università di Copenaghen nel loro testo del 2012, il famoso modello dei quattro spazi, lo spazio di ispirazione, lo spazio di apprendimento, eccolo qua, e lo spazio di incontro, oltre a quello che è lo spazio performativo. Ai quattro spazi del modello danese si associano, come è noto, altrettante attività. Quindi per lo spazio di apprendimento la scoperta, nello spazio di incontro la partecipazione, nello spazio di ispirazione, diciamo che lo spazio di ispirazione ha associata l'esperienza, nello spazio performativo la creatività. Come ha detto giustamente Margherita Rubino, lo spazio digitale attraversa in maniera liquida i quattro spazi, creando opportunità inedite di apprendimento, incontro, ispirazione e creatività online. Di questa caratteristica ne abbiamo avuto abbondante dimostrazione durante il lockdown e nelle altre occasioni di cui si è parlato. Lo spazio digitale ha sostanzialmente fatto la differenza. Quando è stato utilizzato non più come ambiente di
servizio, ma come ambiente di socialità digitale. Il risultato, spesso anche al di sopra delle aspettative, ha creato nuovi modelli cognitivi di comportamento, di azione e di relazione. Pensiamo alla capacità di partecipazione che offre, ad esempio, un ambiente social ben gestito, o il coinvolgimento dell'utente attraverso la creazione di propri contenuti. E qui ci sono tanti esempi che non so a fare. Il risultato, in molti casi, è stato il rafforzamento del legame con gli utenti, ma anche la creazione di occasioni di incontro con nuovi utenti. Atenei e pubblici hanno avuto ovviamente dinamiche diverse tra loro, ma un minimo comune denominatore è stata che cosa? La determinazione e la capacità di mantenere una stretta aderenza alla mission e alla vision della biblioteca nell'inevitabile processo di trasformazione che si è innescato. Allora, una trasformazione che in realtà è in atto da tempo e caratterizza anche la nostra vita quotidiana, quella di tutti i giorni, fuori dal nostro ambiente di lavoro, fuori dalla biblioteca, fuori, cioè quella che viviamo quotidianamente, e che va dalle app dello smartphone all'IoT. È un processo di cambiamento nel quale la biblioteca, che è un organismo vivo e quanto mai sensibile alle mutazioni sociali, gioca o può giocare un ruolo da protagonista. Per accompagnare e favorire questo fenomeno di mutazione, l'adozione di strategie adeguate e di strumenti correlati di marketing è fondamentale. Voglio dire, vista la grande esperienza che è stata fatta, dobbiamo portare a sistema, cioè dobbiamo schematizzare, sistematizzare, rendere ripetibile esperienze che sono nate anche in situazioni, come dire, occasionali, spinte dall'emergenza. Tra le righe, le colleghe che mi hanno precedute lo hanno detto effettivamente. Allora, dal mio punto di vista, io teorizzo le famose 7 frasi che costituiscono il processo che è alla base della costruzione di una strategia di marketing digitali, che sono queste. Adesso le vediamo rapidamente e in maniera da, in qualche modo, fare dei punti fermi di tutto quello che è già stato detto. Quindi non ci sarà niente di nuovo in questo schema, è semplicemente, come dire, fare ordine. Ecco. Le 7 fasi vedono al primo posto l'analisi dello scenario esterno, che non è certo solo digitale, per posizionare la biblioteca nel suo territorio e nello scenario secondo passo interno, per capire cosa è stato fatto fin qui e se i due scenari esterno e interno sono correttamente equilibrati nella loro complementarietà oppure richiedono interventi di ricalibratura. Quindi al primo posto analisi degli scenari. Al secondo posto c'è la definizione degli obiettivi e qui è in gioco la vision della biblioteca, perché io nella definizione dell'obiettivo faccio una progettazione, ho un'immagine, una visione in avanti, no? Proiettata nel tempo. Qui segue che cosa? Terza fase, una riflessione dedicata al branding, e cioè al valore del brand della biblioteca e alla sua visibilità e al livello di impatto. Il quarto punto è fondamentale, perché ne abbiamo parlato finora, è poi alla fine la linea guida di tutto il processo che guida tutte le fasi e tutte le azioni conseguenti, che è lo studio e l'analisi dei pubblici. Quindi superamento del target tradizionale, dei dati quantitativi, introduzione dei dati qualitativi, formulazione dei modelli delle user personas, in maniera da dire: ma quello che sto facendo in questo processo, a chi è rivolto, per chi è rivolto, per quali sono le loro necessità, eccetera, 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 non mi sto a dedicare. Quindi il concetto è di andare nella direzione delle personas, che sono gli archetipi sviluppati per rappresentare le caratteristiche principali dei nostri utenti attuali, ma anche intravedere quella che può essere l'utenza futura. Per rendere operativo e strutturale quanto disegnato fin qui,
Ecco al quinto posto la scelta del modello di strategia di marketing più opportuno. E qui è facile. È facile perché occorre semplicemente, fra virgolette, complementare l'outbound, che è l'approccio tradizionale, prevalentemente analogico, del marketing guidato dai macro target, con che cosa? Con l'inbound e le sue quattro fasi: attirare, convertire, chiudere, deliziare. Naturalmente la fase, e queste sono il piccolo imbuto, il piccolo funnel dell'inbound che si vede a colori dentro. Naturalmente le attività e gli strumenti a supporto delle fasi dell'inbound sono altrettanto importanti e costituiscono esse stesse una fase evolutiva. E per fare qualche esempio, che cosa comprendono? I social, l'email marketing, il SEOing e soprattutto, io sono fissata su questo argomento, la scrittura per il web, che altro non è che un modo di scrivere e usare le parole per una conversazione moderna in linea con le aspettative dei pubblici abituati alla lettura sui dispositivi. Perché colloco qui i social? Perché dopo aver fatto un processo, dopo aver identificato e disegnato quella che è la linea strategica, viene di conseguenza quale social utilizzare, come impostare il meccanismo di conversazione, che tipo di tone of voice scegliere, che tipo di contenuti privilegiare, in che modo porre le condizioni di una reach adeguata, perché io posso fare una pagina Facebook o un profilo Instagram stupendo, però se non ho interazione con i miei utenti, ho fatto una esercitazione fondamentalmente. Da ultimo, il settimo punto, è la misurazione dei risultati ottenuti, che ci porta ad una, anche in alcuni casi, a riconsiderare in maniera dinamica le scelte che abbiamo fatto, con una possibile revisione, perché no, anche di prassi consolidate, perché no. Il marketing in fondo, come dico io, è un universo in eterno divenire, perché io rivedo le cose e le aggiusto in funzione della risposta di quelli che sono state in funzione delle risposte di quelli che sono i miei pubblici. È proprio del marketing questa capacità di rivedere e di riconsiderare la situazione da punti di osservazione anche diversi, proprio perché, come ho detto un attimo fa, il marketing è proprio un universo, un'entità in progressivo e continuo divenire che descrive, accompagna e in molti casi anticipa quelle che sono le evoluzioni. Il percorso di marketing, infatti, che io ho in qualche modo sintetizzato qui, l'ultima fase, diciamo, descrive proprio la trasformazione di cui parliamo. Come si è trasformato il marketing per primo? Come ci dice Kotler, siamo passati dal marketing guidato dal prodotto barra servizio, di fatto un marketing di tipo fisico, analogico. Si è trasformato in un marketing orientato al cliente, il famoso marketing 2.0. Poi è passato, si è evoluto ulteriormente nella direzione del marketing centrato sull'uomo, è il marketing umanistico 3.0, in cui le componenti digitali sono sempre più presenti, per arrivare alla quarta fase, grazie alle generazioni Y e Z, e a una, diciamo così, riconsiderazione della situazione che ha fatto in qualche modo descrivere il marketing 4.0, siamo nel 2016, in cui non si parla più di marketing digitale, ma si parla di marketing in un mondo digitale, che sembra una, come dire, banalità linguistica, ma in realtà fa capire la differenza di due veramente mondi diversi. Ma non finisce qui. Non finisce qui e siamo al marketing 5.0, il Technology for Humanity, il nuovo paradigma di un marketing sempre più orientato a rispondere alle esigenze di ciascuno di noi, esigenze che coinvolgono entrambe le dimensioni, come diceva Margherita Rubino qualche minuto fa, della nostra vita, la dimensione fisica e la dimensione digitale, che è stata definita appunto Figital. Anche per la biblioteca l'obiettivo è trovare un giusto equilibrio fra strumenti e attività esistenti e nuove pratiche all'interno di quello che è un rinnovato sistema di riferimento, che deve essere però reso, come dire,
continuativo nel tempo e non episodico. Questo è molto importante. Capisco quello che diceva Maria Stella Rasetti prima, quando diceva: io ho l'appoggio, per esempio, della parte amministrativa, poi possono esserci dei cambiamenti da un'amministrazione all'altra e questo respiro nel tempo mi può venire a mancare. E purtroppo invece anche per il marketing ci vuole una sistematicizzazione di quelle che sono le attività. E quali sono i nuovi paradigmi del digital marketing? Immediatezza, immersione, interazione. Cosa vuol dire? Immediatezza, disporre dei servizi quando mi servono. Immersione, sentirmi al centro dell'attenzione di chi mi eroga il servizio. Bellissima quell'episodio raccontato della telefonata della bibliotecaria al bimbo che dice, che chiama la mamma. Più sentirsi al centro dell'attenzione di una scena, di una situazione così, non ci sono parole, direi. Interazione, creare una relazione coinvolgendo l'utente anche in modo emozionale. Mi verrebbe da dire, non voglio dire soprattutto, perché se ragiono nell'ambito universitario è più difficile, però ci metto anche invece che soprattutto emozionale. Quindi, per ottenere un'esperienza autenticamente digital, è necessaria una tecnologia in grado di favorire l'immediatezza, l'immersione e insieme l'interazione fisica per il coinvolgimento dell'utente. Se riflettiamo, è proprio quello che accade in biblioteca. Un luogo di contatto e di servizio a portata di mano, incontro fisico, e a portata di click, incontro digitale. Vorrei citare a questo punto una bellissima immagine. Aspetto un attimo a lanciare la slide perché voglio fare un po' di presentazione fatta bene. Allora, alcuni studenti del mio laboratorio didattico di comunicazione che ho curato quest'anno accademico per l'Università di Bologna per il corso di laurea magistrale in scienza del libro e del documento che afferisce al Dipartimento Beni Culturali al campus di Ravenna, hanno scritto un articolo sulla loro esperienza di questo laboratorio didattico e questo articolo è stato pubblicato nel mese di maggio su Biblioteche Oggi. Perdonatemi lo spot, ma io vi consiglio di leggerlo perché i ragazzi secondo me sono stati bravissimi e mi hanno proprio emozionato nella loro redazione di questo testo. Allora voglio citarvi uno dei tanti punti interessanti, ma quello che mi piace proprio veramente. Gli utenti di oggi, come moderni flaneur, scorrono, e qui c'è la citazione di Baudelaire ovviamente, scorrono gli spazi digitali come se fossero vetrine. Vetrine intese come spazio e superficie, in cui lo spazio è dato dai contenuti e la superficie dal modo di presentarli. L'unione tra questi è imprescindibile per far sì che chi ha scelto di seguirci viva esperienze autentiche, personali e di impatto emotivo. A me è piaciuta moltissimo questa visione dell'incontro fra spazio e superficie, fra contenuto e modalità di presentazione, che è un ulteriore elemento che rappresenta una discontinuità con quello che abbiamo visto finora. Come ci ricorda Kotler, scusate se lo ripeto, viviamo in un mondo digitale e non più un mondo digitale. E questa apparente sfumatura rende proprio sostanziale la modalità con cui concepiamo e gestiamo il nostro rapporto con il digitale. Esserne immersi è molto diverso che limitarci a usare gli strumenti messi a disposizione. La biblioteca, proprio per la sua natura di organismo che cresce, può creare scenari innovativi proprio grazie all'originalità delle proposte dei propri contenuti. Le due colleghe del CSDNO ne sono state un esempio direi tangibile. Contenuti e servizi, andando oltre processi e tecniche che possono essere adottate. Si crea così per la biblioteca, e qui da marketing fatemi finire con una citazione del mio mondo, parafrasando Michael Porter, una sorta di vantaggio competitivo rispetto ad altri ambienti, altri luoghi del nostro vivere. La biblioteca infatti è un luogo speciale, un terzo luogo nell'accezione di Ray Oldenburg, in cui si incontrano valori, emozioni, umanità e servizio.
e questo fa la differenza. Grazie. Grazie, una bellissima relazione. Bellissima. Siamo quasi alla fine. Abbiamo l'ultimo intervento. Quindi, come abbiamo avuto modo di sentire e di vedere e di vivere, questo anno terribile che abbiamo vissuto, in questo anno terribile le biblioteche hanno dimostrato complessivamente molta flessibilità, direi dire. Alcuni direbbero quasi una resilienza, cioè con quale capacità di superare un'avversità, ma anche di saper affrontare il cambiamento. Non credo si sia trattato di resistere, quanto invece di ritrovarsi in una dimensione nuova, rigenerata, e in questo ci ha molto aiutato. Le storie raccontate dalle biblioteche sono tante e anche tutte ugualmente importanti, perché rappresentano quasi un percorso di dubbi, di certezze, un modo per guardare indietro ma anche per guardarsi in avanti e per cercare una nuova direzione senza rinunciare magari alla nostra strada maestra. Complessivamente io penso che le biblioteche sono riuscite a tramutare la criticità della chiusura, diciamo, in opportunità. È stata potenziata chiaramente la comunicazione digitale con gli utenti attraverso diversi modi. Adesso Gabriella Berardi ci narrerà l'esperienza proprio della biblioteca della Magna Capitana di Foggia, che è sempre molto attiva nei rapporti con i suoi utenti. Il titolo della relazione sarà Mantenere il filo, nuovi spazi di dialoghi e partecipazione, proprio l'esperienza 2020-2021 della biblioteca di Foggia, la Magna Capitana. Prego. Grazie Margherita, buon pomeriggio a tutti. Anch'io vorrei iniziare il mio intervento ricordando Maria Benante, che per tanti anni è stata davvero l'anima dei workshop di Teca. E poi ovviamente ringrazio l'organizzazione del workshop che mi sta dando l'opportunità di raccontare appunto alcune attività, alcuni servizi e alcune diciamo iniziative che la biblioteca che ho l'onore insomma di coordinare e di dirigere ha svolto in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno. Allora, oggi abbiamo ascoltato dalla sommatoria di tutte le relazioni come la narrazione, lo storytelling abbia varie declinazioni relativamente alle biblioteche. Quindi oggi vorrei raccontare come noi abbiamo inteso, raccontato la nostra biblioteca in periodo pandemico, ma anche di come abbiamo utilizzato le narrazioni per mantenere il filo, per continuare a mantenere quel legame con i nostri utenti, che è un legame che è dovuto proprio in gran parte alla narrazione, ai racconti, ai libri, a ciò che ci tiene uniti. Ovviamente con una biblioteca chiusa o aperta solo parzialmente, la nostra comunicazione, quindi il modo in cui noi ci siamo presentati, in cui abbiamo narrato noi stessi, è andato oltre il luogo fisico e si è riversato principalmente sugli strumenti digitali. E quindi abbiamo lavorato molto sulla nostra comunicazione digitale, pubblicando il nostro nuovo portale generale e un nuovo catalogo ragazzi, pubblicando un'app, su tutti gli store possibili, inaugurando un blog, inaugurando anche una possibilità di gamification legata a questo nuovo portale. Dopodiché abbiamo lavorato anche sull'ampliamento dei servizi online, e qui li nomino soltanto perché insomma questi sono servizi
dati per assodati, però non è sempre così, e quindi su ampliando la fornitura di ebook da rete Indaco, ampliando la nostra biblioteca digitale, quindi lavoro di digitalizzazione dei nostri documenti, soprattutto consentendo sia tramite il portale che tramite l'app la possibilità ai nostri utenti di prenotare servizi e spazi. Ovviamente qui non cito il prestito interbibliotecario, digitale e tutti gli altri servizi che insomma sono normalmente forniti da una biblioteca. Volevo però farvi vedere qualcosa per raccontarvi appunto come abbiamo provato a migliorare la nostra comunicazione digitale e come abbiamo ampliato i nostri servizi online. Noi cerchiamo di puntare molto su come ci presentiamo ai nostri utenti, non soltanto per una forma meramente in qualche modo pubblicitaria o promozionale, ma perché crediamo davvero che maggiore è la comunicazione, la conoscenza dei nostri spazi, del nostro patrimonio, dei nostri servizi, maggiore è la possibilità di garantire una conoscenza partecipata e condivisa dei nostri utenti. Qui probabilmente dalla slide si vede poco, ma insomma se volete vi invito a visitare il nostro portale e il catalogo dei ragazzi, vedete c'è una schermata con le principali caratteristiche del nostro portale. Abbiamo aggregato in un unico indirizzo romagnacapitana.it sia il catalogo che il sito, con un'articolazione a fasce orizzontali, perché credevamo che dal punto di vista dell'impatto grafico fosse più efficace per rendere immediata la localizzazione di quello che si cerca. Non abbiamo superato i 3 livelli dell'alberatura per semplificare l'esperienza di navigazione, e il sito è dotato di una componente CMS che ci consente di aggiornare in autonomia i contenuti. Nella parte superiore sono in evidenza le news, quindi le notizie che quasi quotidianamente aggiorniamo e che servono proprio a comunicare servizi, spazi e collezioni. Anche l'OPAC Ragazzi, che è un catalogo destinato a lettori da 0 a 14 anni, ha questa impostazione diciamo orizzontale, ha delle sue news, ha delle sue notizie specifiche dedicate proprio a questa categoria di utenti, cioè quella dei bambini, ragazzi da 0 a 14 anni e delle loro famiglie. Un modo nuovo per comunicare la biblioteca, un nuovo spazio di narrazione, di comunicazione e anche di partecipazione è invece il nostro blog, che abbiamo chiamato Di parole e di altre avventure. In questo blog noi non soltanto pubblichiamo recensioni e consigliamo letture, ascolti, visioni e così via, ma come forse potete vedere dalle categorie qui di lato, proponiamo anche altro. Per esempio nella categoria storie di storia assolviamo alla nostra funzione anche di documentazione della storia del territorio, e quindi pubblichiamo contenuti che hanno a che fare proprio con i nostri fondi, locali e con l'aspetto più locale della nostra funzione. In vita di biblioteca invece cerchiamo di raccontare noi stessi, quindi cerchiamo di raccontare quello che insomma normalmente chiamiamo back office per condividerlo con i nostri utenti, condividendo proprio parte di quel lavoro che per loro è invisibile, ma che poi diventa in realtà molto visibile nei servizi e nelle iniziative. E c'è poi un'altra sezione, un'altra categoria che si chiama il tuo spazio, ed è uno spazio aperto ai nostri utenti per poter pubblicare contenuti che vogliano condividere con noi, con tutta la comunità che segue la Magna Capitana. Ancora, sempre rispetto alla comunicazione, mi piaceva farvi vedere, proprio perché diciamo questi strumenti di comunicazione non sono neutri, ma sono degli strumenti che vanno personalizzati. E allora, per la gamification, che è semplicemente un sistema con cui si acquisisce punteggio in base alle operazioni fatte sia in presenza che a distanza, abbiamo pensato di rendere questa cosa originale attribuendo dei nomi che evocassero la corte di Federico II. La nostra biblioteca si chiama La Magna Capitana,
con riferimento al verso di una ballata di Renzo, figlio di Federico II, e quindi abbiamo pensato che i livelli andassero dal minimo del Servus Fugitivus al Comes Bibliotheque Miles Librorum, fino ad arrivare ad un chiaro richiamo federiciano che è lo Stupor Bibliotheque. Miglioramento della comunicazione e ampliamento dei servizi digitali. Volevo farvi vedere soltanto la parte relativa alla nostra biblioteca digitale, dove oltre agli ebook abbiamo terminato in questi mesi la pubblicazione di un massiccio lavoro di digitalizzazione che ha portato per esempio alla pubblicazione dell'intero corpus dei manoscritti della biblioteca, pubblicato non soltanto tramite il nostro portale ma anche tramite internet culturale, quindi è un progetto fatto con tutti i crismi della Biblioteca Digitale Italiana. Abbiamo concluso anche la pubblicazione di tutta la nostra raccolta di manifesti cinematografici, stiamo parlando di oltre 33.000 manifesti cinematografici, e stiamo continuando la pubblicazione della stampa locale, quindi nel progetto dell'Emeroteca Digitale Pugliese, e di libri che abbiano a che fare con la storia locale. Questo è quello che, diciamo, noi abbiamo cercato di implementare dal punto di vista del nostro modo di utilizzare la comunicazione digitale. Però noi abbiamo utilizzato le narrazioni non soltanto da questo punto di vista per narrare noi stessi, ma forse probabilmente forti anche di un'esperienza di biblioterapia che abbiamo svolto nei mesi precedenti la pandemia, un progetto di biblioterapia frutto della collaborazione tra la nostra biblioteca e l'Associazione per la promozione interculturale delle neuroscienze. Abbiamo pensato di puntare sulla capacità delle narrazioni, sulla capacità curativa delle narrazioni, sulla capacità dei racconti, della lettura e delle narrazioni di migliorare l'esistenza. C'è una ricerca del gruppo editoriale GEMS, commissionata nel 2015 in occasione del decennale della casa editrice, in cui si indagava proprio il rapporto tra la lettura dei libri, delle narrazioni e il benessere degli individui. Beh, da questa ricerca i lettori risultano mediamente più soddisfatti e felici dei non lettori e provano più spesso emozioni comunemente legate al benessere e riescono a controllare meglio le emozioni comunemente associate ad uno stato di disagio come il dispiacere, la tristezza, la paura e la rabbia. E allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che in un momento di chiusura, in un momento di difficoltà, quello che come biblioteca potevamo fare era puntare proprio su questo potere delle narrazioni, su questo potere curativo delle narrazioni. E lo abbiamo fatto rivolgendoci a tutte le nostre categorie di utenti, a partire dai più piccoli, con le letture piccine che abbiamo fatto in collaborazione con Parco Città, un'associazione cittadina, ma che abbiamo fatto anche con i bambini figli di rifugiati, di richiedenti asilo di alcuni SPRAR della provincia di Foggia. Erano letture a distanza in cui noi confermiamo quello che ha detto la collega prima, cioè si è creata una consuetudine con i bambini e con le famiglie, tale che quando leggevamo gli albi illustrati e cercavamo di animarli anche con dei pupazzi, con altre illustrazioni, i bambini andavano a prendere i loro libri, andavano a prendere i loro pupazzi, ci facevano vedere la loro cameretta e cercavano di condividere il loro mondo e quello che stavano vivendo in quel momento. E tutto questo grazie alla mediazione di racconti, racconti che diventavano poi un modo per i bambini per raccontare loro stessi. E basato su questo principio è anche un progetto rivolto ai preadolescenti e agli adolescenti, il progetto A mio agio, che abbiamo svolto in collaborazione con l'APS I Semi, con il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti a Foggia e con la Fondazione Monti Uniti, sempre della città di Foggia. Questo è stato un progetto di prevenzione del disagio giovanile in cui accanto agli educatori i bibliotecari sono intervenuti con i libri e quindi con altri
altri racconti, sia con i più piccoli che con i più grandi, per fare cosa? Per ragionare sul talento e per ragionare sulle emozioni e sull'intelligenza emotiva. E quindi, per esempio, con dei graphic novel, con dei fumetti, con albi illustrati, con romanzi e racconti, siamo riusciti, abbiamo proposto ai ragazzi che ci ascoltavano sempre a distanza dei punti di vista alternativi rispetto a questi argomenti, suscitando il loro interesse e il loro apprezzamento. Ancora, questa volta rivolto soltanto ai ragazzi delle scuole secondarie e superiori, il premio concorso Leggo quindi sono, questo è un premio concorso che la biblioteca porta avanti con una libreria del territorio, con la libreria Ubit di Foggia, quindi qui ci ricolleghiamo al tema più volte accennato oggi della collaborazione anche con le librerie. Questo premio concorso che prevedeva la presentazione dal vivo, poi diventata online, di autori, presentazione fatta dai ragazzi in collaborazione con i librai e con i bibliotecari, quest'anno si è arricchita di cosa? Si è arricchita di gruppi di lettura, quindi noi abbiamo creato un gruppo di lettura che ha preceduto la presentazione con gli autori e così i ragazzi si sono incontrati con noi bibliotecari per discutere insieme di questi libri, ma la cosa più bella è stata che i ragazzi facevano con noi un gruppo di lettura solo composto da studenti, la settimana successiva il gruppo di lettura dei ragazzi si univa con il gruppo, diciamo, degli adulti della biblioteca, con il gruppo di lettura Viaggi tra le righe. Questi incontri avvenivano nel primo pomeriggio, alle 15:30, ecco perché poi il nome di questi incontri, Caffè tra le righe, e quella che all'inizio era una scommessa, e cioè far incontrare i ragazzi con gli adulti, si è rivelata un'idea vincente, perché lo scambio di non soltanto di informazioni, di punti di vista, ma di emozioni tra gli adulti e i ragazzi è stata veramente importante. È stata veramente importante perché ognuno ha dato un punto di vista a cui l'altro probabilmente non sarebbe arrivato. E anche il gruppo di lettura della biblioteca, il gruppo degli adulti, si è molto ampliato e ha continuato a incontrarsi settimanalmente, raggiungendo persone non soltanto della città capoluogo, ma aggregando anche tante persone, tanti lettori da tutto il territorio, provinciale. Ancora basati sulle narrazioni, sono altri due progetti a cui teniamo particolarmente. Uno è Agata Legge, fatto con l'associazione Agata, che è un'associazione di donne operate al seno. Con Agata Legge, una volta al mese, proponevamo libri, proponevamo leggendo libri, poesie, ascolti e visioni di film, perché consigliandoci anche con diciamo, i medici che gestiscono questa associazione, è importante per donne che sono in terapia chemioterapica o altro dare prima di tutto una distrazione, ma soprattutto consigliare e leggere in qualche modo al loro posto, perché c'è una difficoltà in quella fase maggiore di concentrazione e di lettura e noi in qualche modo abbiamo surrogato questa incapacità momentanea. E anche per questo progetto abbiamo visto che di volta in volta l'interesse e la partecipazione delle donne, ma di tutto il gruppo delle bibliotecarie che ha partecipato, è diventato sempre maggiore, creando dei legami e delle trame davvero fitte e importanti. E ancora i racconti squillanti, letture gentili, siamo partiti dai più piccoli con le letture piccine, arriviamo alle letture che abbiamo fatto per gli anziani, letture a distanza questa volta o telefoniche oppure in video chiamata o in video riunione con le varie piattaforme. Queste sono letture che noi abbiamo rivolto ad una residenza sociosanitaria assistenziale di Foggia, a degli anziani che noi già conoscevamo perché andavamo a fare letture ad alta voce in presenza, trasformandole così in letture a distanza.
distanza. E qui il potere della narrazione si è rivelato incredibile, perché è qui l'abilità delle bibliotecarie che hanno condotto le attività, è stata nella scelta dei libri da proporre, che erano tutti quanti libri che negli anziani hanno suscitato la molla del ricordo e quindi poi della condivisione e dell'autonarrazione. Stessa cosa per le letture gentili, che invece abbiamo fatto con i pazienti della Casa per la Vita Brecciolosa, che ospita persone che hanno problematiche psicosociali e psichiatriche. Qui la narrazione diventa sempre un momento di condivisione finalizzata poi all'autonarrazione. Una ultima iniziativa con cui voglio lasciarvi, con questa chiudo il mio intervento, è un progetto che la biblioteca ha portato avanti e sta portando avanti con l'Associazione Libera contro le Mafie, l'associazione di Don Luigi Ciotti, che ha come vicepresidente Daniela Marcone, che è figlia di una vittima innocente di mafia ed è forzana. Perché voglio lasciarvi con questa schermata? Voglio lasciarvi con questa schermata e con questo progetto perché Foggia è una città la cui narrazione spesso, e quindi la cui conoscenza in ambito nazionale, è spesso associata, sempre più spesso, alla quarta mafia, a episodi di corruzione, concussione, che hanno visto recenti indagini giudiziarie tuttora in corso, sia verso il sindaco, nei confronti del sindaco, che nei confronti di parte della giunta comunale. E allora mi fa piacere condividere questo progetto perché? Perché io penso che la biblioteca possa essere il luogo che contribuisce alla creazione di un'altra narrazione, quindi possa essere un luogo che può contribuire a creare una verità diversa che poi diventerà una narrazione diversa. Il progetto Biblioteca contro le Mafie è un progetto biblioteconomico veramente in senso stretto, nel senso che noi abbiamo recuperato la nostra principale funzione con questo progetto, nel senso che abbiamo indicizzato e stiamo indicizzando, questo chiaramente sarà un work in progress che è destinato a continuare negli anni, abbiamo indicizzato tutti i materiali che possono essere relativi a diverse categorie, quindi abbiamo preso l'argomento mafia, soprattutto l'argomento mafia in capitanata, lo abbiamo categorizzato e per ogni categoria stiamo indicizzando i vari materiali, materiali che sono non soltanto bibliografici, ma sono quindi non soltanto monografici, ma sono soprattutto spogli di quotidiani, spogli di periodici, segnalazioni di risorse web, sono anche risorse audiovisive che stiamo prendendo dai telegiornali locali, quindi sono uno strumento a disposizione per conoscere questo argomento e per poter dire no in maniera decisa alla mafia e alle mafie. Finora le due categorie su cui stiamo lavorando sono quelle delle vittime innocenti di capitanata e dei beni confiscati e del loro utilizzo. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie Gabriella. La Magna Capitana rimane uno dei fiori all'occhiello del mondo bibliotecario pugliese. Prima di chiudere questa sessione, prima di passare la parola alla dottoressa Ferrone, vorrei tornare proprio due parole sul fatto che le biblioteche in questo anno di pandemia hanno mostrato capacità di adattamento, come spesso succede proprio ad ogni forma di cambiamento. La pandemia ci ha insegnato forse di più a lavorare insieme, ad usare di più il digitale che arriva nelle case delle persone, anche senza uscire, senza potersi spostare. Il problema oggi è che la sfida è fare in modo oggi che tutte queste iniziative non vengano circoscritte soltanto a questo periodo di pandemia e quindi che tutta questo impegno diciamo non venga disperso. Ciò che emerge è che il ruolo delle biblioteche
sia come fornitori digitali, oltre che fisici, di informazione, di servizi, è parte del loro futuro, del futuro delle biblioteche. Quindi, che dire, cosa verrà dopo dipende chiaramente da noi, dalla capacità dei bibliotecari, dalle nostre competenze e professionalità, che è la base, è alla base la professionalità e l'esistenza di bibliotecari all'interno di questi servizi, è quello che fa la differenza. E quindi chiudo questa sezione nel ricordo anch'io di Maria Benanzi, che oggi sono sicura è stata qui fra noi e certamente è stata nel nostro pensiero. Grazie. Al prossimo anno. La dottoressa Perrone è in linea? Sì, sì. Mi senti, Margherita? Sì. Ci metto un po' collegata alla telecamera. Ci possiamo salutare così. Grazie, grazie a voi tutti. Buona serata. Grazie a tutti e speriamo di vederci il prossimo anno in presenza. Certamente. Thank you.